Ciao a tutti e benvenuti su Virgo Gaming e ci rivediamo dopo un po' di tempo su un vlog, perché mi andava di farlo e anche per aggiornarvi un pochino su dei cambiamenti che ho deciso un attimo di apportare al canale, non epocali, ecco, però soprattutto per quanto riguarda Football Manager ho deciso un attimo di evitare le dispersioni di energia. Chi di voi segue il canale dall'inizio avrà potuto vedere che ho iniziato nel tempo più carriere, come quella col Copenaghen, quella con la Sampdoria, poi quelle due in inglese, con Leeds, col Torino, poi fili di giocatori e anche quella di PES. Di PES ve ne ho già parlato, quindi non sentivo un trasporto, ma non verso il gioco perché il gioco non mi piaccia, anzi, PES e FIFA insomma, ci ho giocato per più anni, però sentivo di non poter dare il mio massimo in quella serie, quindi non riuscivo a veicolare un discorso di battute o di hype che sentivo di poter trasmettere a voi tramite Football Manager. Riguardo le altre carriere invece ho deciso un attimino di concentrare le forze, vale a dire portare avanti in primis il Copenaghen e la carriera della Sampdoria, cercando di raggiungere i migliori risultati possibili, ovviamente ricordando che non sono carriere che appunto sarebbero dovute terminare o proseguire sempre con un'unica squadra, bensì se c'è un'offerta, una possibilità di crescere, comunque l'avremmo presa in considerazione. Però per questo periodo ho deciso in primis di concentrarmi su queste due, quindi a giorni alternati uscirà un episodio della carriera del Copenaghen e una carriera della carriera della Sampdoria, adesso al Bordeaux. Ovviamente seguiranno altri vlog, altri magari video a stampo calcistico, magari su storie, su vicende, su personaggi, in attesa anche di poter ricominciare a parlare di calcio giocato, perché onestamente per quanto possa capire, per quanto possa essere d'accordo, ma è difficile senza calcio ovviamente, anche per me in quanto appunto appassionato, ma anche perché in questo modo vengono a mancare argomenti. Parlare di mercato ora è inutile, perché onestamente non si sa se si farà ancora un po', non si sa quando si farà, non si sanno le date, non si sa la data di ripresa, se il campionato finisce, se inizia, quindi sono troppe le variabili. Io se devo iniziare a parlare di calciomercato o di campionato o quindi abbinare un discorso di gaming anche un discorso di vita reale, puoi aspettare un periodo di stabilità, non fare un qualcosa, poi cambiarla in corsa. La mia stabilità è Football Manager ora? Benissimo, innanzitutto mi concentro su quello, perché so di potervi dare un prodotto indirizzato e focalizzato. Poi verranno altri giochi? Certo che sì. Verranno altri vlog? Certo che sì. Verranno realizzati altri video a stampo calcistico? Sì, e ne ho uno in preparazione, mi ci vorrà un pochino perché sto facendo un bel lavoro di ricerca. Però ecco, volevo semplicemente aggiornarvi di questo cambiamento, perché giustamente se non avessi fatto questo video magari chi seguiva il canale veniva a dire: ma come, ma cavolo, ma ho visto 700 carriere e ora ne fai due? Sì, ora questo non faccio, ovviamente avevo anche FM Philosophy, però fondamentalmente il canale è nuovo, quindi anch'io devo tastare un po' e trovo inutile fare un discorso, almeno per Football Manager 2020 parlo, e poi col 21, in quanto anch'io beta tester, uno dei due beta tester, ciao Matteo, un saluto a te, che è il secondo beta tester, il mio collega, sarà un'altra cosa, quindi lo affronterò anche in modo diverso, ma dall'inizio. Sono consapevole che comunque era difficile inserirsi in un mondo youtubico su un gioco che è già uscito comunque a novembre, che comunque sono 6 mesi fa, ora che è partito il canale erano 4 mesi e mezzo che è uscito il gioco, quindi le cose erano già partite. I tutorial, sì, mi sarebbe piaciuto farli, come avevo iniziato anche FM Philosophy, però, ripeto, le piattaforme per tutti. Allora, se io devo dire qualcosa di nuovo, io lo dico. Su Football Manager 2021 io posso partire con un tutorial, ok? Ma se è un prodotto già uscito come Football Manager 2020, quando ci sono youtuber, ottimi colleghi, come Lucullus, come Mr. FM, che già comunque certi temi l'hanno trattati, ragazzi, la minestra riscaldata non va bene, risulterei pedante, no? Io non sto qui a copiare, ok?
se Lucullus mi fa un video sulla tattica, il 4-4-2 o Mister FM, anche se sono loro visione personale, quindi nessun video è uguale all'altro, ok? Se io posso dare un qualcosa di più, lo faccio. Ma se posso dare quello che può dare un Mister FM o un Lucullus, io non lo do. Ma non perché sono un figo, perché comunque, anzi, io rispetto tantissimo sui miei colleghi, soprattutto ovviamente Mister FM perché lo conosco direttamente. Però raga, lo trovo inutile dal mio punto di vista. L'hanno fatto loro, hanno fatto benissimo, non sta a me replicare una cosa che hanno fatto gli altri, perché comunque è anche giusto riconoscere una loro inventiva, una loro iniziativa. Perché devo gioirne io di un'iniziativa altrui? Non mi sembra una cosa carina nei loro confronti. Quindi, riassumendo, a giorni alternati uscirà un episodio della carriera del Copenhagen e un episodio della carriera con della Sampdoria barra Bordeaux. Si alterneranno vlog, si alterneranno filmati calcistici, video calcistici, quando comunque ne sentirò in primis il bisogno di farlo, la voglia di farlo, e poi appunto che permetto al canale di variare un pochino. E dopo avervi rubato questi pochi minuti di questa vostra serata, se il video è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete, attivate anche la campanellina grigia delle notifiche per ricevere tutte le news dal canale, ovviamente per ogni tipo di suggerimento, perché questa è una cosa che mi sta un po' mancando, suggerimenti, iniziative, interazione, scrivete sempre nel box qui sotto. Ergo, un abbraccio al vostro video gaming di fiducia e buon proseguimento.